Allora quest'anno ho deciso di candidarmi, di presentarmi a Sanremo e quando si è trattato di scegliere la canzone, ho privilegiato una canzone che si intitola Fricantoni, che ovviamente si può capire racconta di Bologna, racconta del rock, è dedicata a una persona appunto che era Frick, leader degli Skiantos, Roberto Fricantoni, che è scomparso da poco, ma soprattutto parlando con la sua compagna, con i familiari, gli amici più stretti, ha vissuto negli ultimi anni della sua vita, per più di una volta, credo, la frustrazione o il dispiacere di non essere mai riuscito ad arrivare a Sanremo. Diciamo, se gli Skiantos sono rimasti un gruppo di culto e probabilmente noi fans li vogliamo così, chi li ama per quello che sono. Come disse egli stesso, si sono riusciti ad avere insuccesso per 30 anni di fila ed è una cosa non da pochi. Quindi, sapere che in lui c'era questa, no, questo desiderio un po' di farsi conoscere, probabilmente negli ultimi anni della sua vita e quando ormai stava intraprendendo una carriera nuova, mi ha molto toccato. Mi ha molto toccato anche perché so che lo hanno rimbalzato più volte. E una volta che ha dato anche poi, è finita come sfogo in una canzone di Frick intitolata Porto Dio. E mi raccontarono appunto, mi hanno raccontato che è nata perché per avere Frick al festival, appunto, gli si chiedeva di farsi accompagnare da un ospite importante, appunto, visto che lui non era così famoso alla massa per un pubblico sanremese, come probabilmente non lo sono io. Allora gli si chiedeva di accompagnarsi a un ospite importante. Lui propose qualche nome, anche conosciuto della musica, ma non bastavano mai, no? Gli si diceva sempre ci vuole uno più importante, uno più conosciuto, uno più grosso, e lui alla fine, sfinito, per sfinimento, diceva va bene, allora porto Dio. Ed è nata la canzone. Quando ho saputo la storia e mi sono trovato io a candidarmi per Sanremo, ho pensato di portare proprio Fricantoni perché sognavo, e questo lo dico ora che sono stato, come si dice, non invitato e non prima perché poteva sembrare così un tentativo di ammorbidire l'opinione pubblica o la giuria di Sanremo, che comunque rispetto, e mi sembrava di portare anche qualcosa di lui. Avrei amato raccontare questa storia. Sognavo che appunto il presentatore mi chiedesse perché un nome proprio come titolo di una canzone abbastanza strano, no? Anche perché poi nella canzone non parlo di lui, parlo di Bologna, che è una città che per me ha significato molto in più fasi della mia vita, quindi era dedicata a Bologna e così non può essere. Allora, visto che oggi è saltato fuori, non so come, mi è sembrato giusto raccontarlo a voi e ai vostri lettori. Porto Dio, mando lui, io vengo anch'io, porto Dio.